Dopo la Via Crucis di venerdì sabato, Papa Francesco ha proseguito la sua visita alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona con la tappa a Fatima, dove al santuario è stato accolto da circa 200.000 persone. Dopo la preghiera del Santo Rosario con malati e detenuti, il discorso nel quale il pontefice è tornato a chiedere una chiesa aperta a tutti, non a porte, così tutti possono entrare, ha dichiarato. Poi ritorna a Lisbona, l'incontro con i membri della Compagnia di Gesù e in serata la veglia con i giovani nel Campo de Gracia.